Mallare è il primo paese che incontriamo nella nostra escursione. In epoca romana, il paese era probabilmente attraversato dalla strada che congiungeva Altare con Finale, Varigotti e Noli, su cui veniva trasportato il sale. Nel 1142 Enrico il Guercio fondò la stirpe del Carretto, a cui affidò le sorti del paese, che lo cedette nel 1390 a Guglielmo del Monferrato. Nel 1448 venne saccheggiato dai genovesi. Dopo anni di tumulti e dominazioni varie, il paese venne saccheggiato nel 1796 dalle truppe napoleoniche, reduci dalla vittoria di Montenotte, e dopo il 1805 fu inserito nel Dipartimento di Montenotte e con questo nel Regno di Sardegna. La storia di Mallare è viva nelle varie testimonianze che possiamo ancora ammirare. La casa del conte, residenza dei Del Carretto a partire dal XV secolo, la parrocchia di San Nicola con annesso l'oratorio della Madonna della Neve, i ruderi dei due castelli del Miele e del Carrugio. Di particolare importanza è il santuario dell'Eremita, formato da tre corpi separati risalenti a tre epoche diverse. Anche l'abbazia di Fornelli, fondata nel 1179 da Enrico il Guercio per accogliere i malati di lebbra, fa parte del territorio mallarese. La tradizione folcloristica e culturale non è da meno della tradizione storica. Rallegrano l'estate mallarese gli incontri del mese di agosto, la festa delle corali, la sagra dei turcet e dei fazzini, festa dedicata a queste due golosità della cucina mallarese, il mercatino dell'antiquariato, accanto alla manifestazione religiosa del Venerdì Santo, la processione dell'Ecce Homo.
Friends by shame.